nostro coordinatore cittadino Giovanni Basile. Buonasera a tutti, anzi è un bellissimo colpo d'occhio vedervi qui, vi ringrazio della vostra presenza, soprattutto perché spesse volte partecipare a questi eventi è qualcosa che può sembrare un po' noioso, abbandonare le proprie cose per venire qui, anzi c'è un paio di amici che oggi dovevano vedere anche la partita del Napoli che in questo momento viene trasmessa, quindi loro vale doppio questa presenza. Allora, innanzitutto voglio ringraziare le persone che condividono con me questo percorso, perché oggigiorno io sono stato sempre dall'altro lato della barricata, quindi cittadino in mezzo ai cittadini, persona presente nelle associazioni, persona presente nei comitati, quindi io mi definisco un avvocato randagio, io sono una persona che vive sui marciapiedi, sulle strade, e quindi in un certo senso restio ad entrare in certi ambienti di palazzo un pochettino ingessati, quindi ho trovato un gruppo di persone che mi supportano in questa attività e anzi mi hanno anche in un certo senso iniziato, mi hanno allevato a questa nuova esperienza, come Antonella Franco, Teresa Stone, Anna Maria Paduro, Rosanna Russo, Massimiliano Bustelli, Rosa De Feo e l'ultimo arrivato, il saggio del gruppo, Giuseppe Palma, che parteciperà alle prossime nostre riunioni e ai nostri incontri che stiamo tenendo da qui a qualche mese, prima dell'estate. Il nostro gruppo cosa si pone come obiettivo? Fare un'attività politica ad Agropoli che abbia un unico interesse, l'amore per la città. Partendo da questo assunto, che è la cosa più semplice poi, vogliamo portare Agropoli ad avere una qualità della vita notevolmente superiore. Io da che cosa? Io proprio la qualità della vita la prendo come una cartina di tornasole per valutare l'attività politica di un'amministrazione che ad Agropoli ormai dura quasi da 11 anni. La città è peggiorata da un punto di vista proprio di sentimenti basilari, cioè ad Agropoli è un pullulare di comitati che difendono i diritti e principi che dovrebbero essere l'ABC di una realtà. Abbiamo un comitato dell'ospedale che presiedo ancora per poco, perché penso che non si possa avere un ruolo politico e un ruolo civico. Abbiamo comitati di quartiere che salvaguardano Lido Azzurro, Trentova e altre parti di quartieri. Abbiamo poi dei comitati tipo Moio che hanno anche delle peculiarità proprio prettamente di individuazione di problematiche che secondo me nella maggior parte dei casi dovrebbero essere curate da un consigliere comunale un po' più attento, un assessore. Questo cosa voleva indicare? Che secondo me un'amministrazione comunale, soprattutto se ha compiuto due mandati, dovrebbe restituire una città migliore, non soltanto dal punto di vista di strutture, ma proprio da una possibilità di vivere in maniera serena. Ad Agropoli non è più così. Non è più così perché alcune scelte amministrative hanno devastato la città, faccio un esempio del Lido Azzurro o del ripascimento, quindi alcune scelte politiche non concertate con la cittadinanza hanno comportato dei problemi molto importanti. E adesso noi ci poniamo anche in un discorso che a breve inizieranno delle decisioni importanti su Trentova. Quindi io pongo come primo obiettivo del nostro gruppo diventare un interlocutore con l'amministrazione su ciò che vuole essere posto in essere a Trentova. In quest'aula qualche giorno fa c'è stato un consiglio comunale che indicava l'inizio di alcuni lavori e i consiglieri di minoranza dichiarano di non avere nessuna documentazione in merito a ciò che stavano per votare e alla fine invece di votare contro si sono astenuti da una votazione. Io chiedo a Mariano se è possibile che un consiglio comunale, un consigliere non riceve documentazioni e si astiene. È impossibile che non riceva documentazioni. Allora, detto questo, io non entro ognuno svolge la propria attività politica secondo il principio superiore che è la coscienza, perché io mi ero segnato di individuare questo intervento sulla base di tre soggetti che oggi ricorrono l'anniversario della morte. Noi invece su Trentova facciamo un discorso molto semplice: fin quando l'amministrazione non si siede a parlare con i cittadini per decidere cosa vuole fare di quella zona, noi siamo contrari e siamo disposti, e lo dico chiaramente, a fare dei blocchi, a bloccare i cantieri, a occupare i cantieri a Trentova finché non si sa quello che vogliono fare, non si muove una pietra. Agropoli diventerà un centro molto
non so se ne hai sentito parlare, no, pazzo, no. Allora, no, 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 cantiere a Trentoma, questa è la prima cosa. Allora, invito Adamo Coppola, il sindaco, con cui ho un rapporto di amicizia, perché questa è un'altra particolarità dei globuli. Se si hanno rapporti di amicizia con elementi di maggioranza, si è leccaculi. Se si ha rapporti di amicizia con membri della minoranza, allora praticamente io invito il sindaco Coppola, gli assessori di riferimento, il mio numero di telefono ce l'ha, quindi gli ho mandato anche dei WhatsApp per Bavaria, di comunicarmi, Giovanni, senti, ti serve il progetto, vogliamo parlare, sediamoci e ragioniamo, disponibilissimi. Se non lo fa, troverà le persone che vanno a sabotare i cantieri, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che io volevo dire, perché non è eterno, non è che uno si sveglia la mattina e va a sabotare i cantieri. Dopo quello che è successo a Lido Azzurro, e dopo quello che è successo a quello rifacimento del lungomare, dove noi cittadini abbiamo subito dei danni molto gravi, irreparabili, voi non avete più la fiducia delle vostre operazioni, delle grandi opere. Quindi se facciamo questa cosa qui, noi siamo disponibilissimi a un dialogo. Un'altra cosa che noi affrontiamo con molta serietà è il discorso sicurezza ad Agropoli. Agropoli non è più una città sicura. Non è una città sicura nonostante le forze dell'ordine presenti sul territorio, con i mezzi limitati che hanno, fanno un lavoro lodevole. Ogni volta che ad Agropoli capita un evento importante, abbiamo avuto omicidi, accoltellamenti, le forze dell'ordine in 24 ore hanno risolto. Il problema è la microcriminalità. Allora non possiamo pretendere un carabiniere a ogni angolo della strada, però ci deve essere un'amministrazione comunale che non ha la colpa della microcriminalità, ha la colpa del non affrontare un problema. Io potrei anche dire una cosa politica: se coloro i quali gestiscono la microcriminalità ad Agropoli andassero via ad Agropoli, qualcuno non farebbe più l'assessore e qualcuno non farebbe più il consigliere, perché perderebbero i voti. La microcriminalità ad Agropoli gestisce e si impone sulle scelte politiche, questa è la realtà. Allora, dopo la fare il dasco, bravo. Allora io dico una cosa, domando: qual è l'interesse di questa classe politica del non mettere a regime un sistema di videosorveglianza serio ad Agropoli? Perché non c'è una volontà politica? Mi diranno: no, ma quello funziona. Ma perché non c'è un sistema di videosorveglianza che mi rileva la targa, il riconoscimento facciale? Ma perché non si vuole questo? Perché un'amministrazione comunale non vuole rendere sicura una città? Perché i commercianti di Agropoli, centro, il corso, delle zone limitrofe la sera hanno paura di chiudere la sala cinese? Questa è la qualità della vita che lascia questa amministrazione comunale? Io parto da qui, io parto dal fatto di cercare di porre un rimedio a questi eventi di microcriminalità. E in che modo? Innanzitutto noi come gruppo saremo il riferimento di chiunque subisce un fatto di criminalità. Noi abbiamo un gruppo di persone che sono anche un po' pazzarelle, quindi rischiano di prima persona, ci metteremo a disposizione, forniremo tutti i supporti legali, di pressione. Questa è la prima cosa che faremo, ci costituiremo parte civile, perché dico anche una cosa a coloro che su internet ci offendono dalla mattina alla sera: il movimento Noi con Salvini di Agropoli si finanzierà con le denunce alla Procura della Repubblica e con le costituzioni di parte civile. Ma voi immaginate quanto sarà bello quando l'avvocato Basile regalerà una sedia a rotelle a una persona portatore di handicap, dicendo: questa l'abbiamo avuto perché ci hanno offeso e abbiamo avuto un risarcimento danni e te la regalo. Ma sapete quando sarà bello questo? E questo capiterà molto presto. Quindi noi ci poniamo in quest'ottica, anche perché diciamo: ma perché il comune in determinati reati arriva sulle pagine di cronaca nazionali e non si costituisce nemmeno parte civile? È capitato tempo fa che sul corso una persona un po' pazzarella ha rotto vetrine e ha rotto la vetrina della polizia municipale. E io sono riuscito a stento con un negoziante a costituirmi parte civile nel processo, il comune no. Hanno rotto una vetrina e quella vetrina chi l'ha pagata? L'abbiamo pagata noi. Non esiste questa cosa. Sul discorso del turismo, ma noi possiamo fare turismo, possiamo competere con delle mete gettonate? Quando io leggo sul giornale che i camper parcheggiano, stanno mesi parcheggiati,
ma gli si dico questa cosa qua, un consigliere comunale di Rimini, ma mi ride in faccia. Ma perché non si vuole porre rimedio a tutto ciò? Probabilmente perché il turismo che deve essere fatto deve essere un turismo di massa e di bassa qualità. Ma allora è questo turismo che vuole essere portato a Trentova adesso che si fanno le strutture? Ma non esiste proprio. Noi vogliamo un territorio controllato. Il lungomare San Marco sono 2 km e 400 metri. Ogni 10 metri c'è qualcuno che vende, ogni 10 metri c'è illegalità, ogni sera centinaia di ombrelloni abbandonati, chi arriva alla stazione trova un immobile occupato da un soggetto che ci dorme, ma è questo il biglietto da visita che dobbiamo dare agli agropoli. Allora in noi non troverete le grandi idee, no, troverete la normalità, dobbiamo pulire questa città, dobbiamo riportarla con il sentimento dell'amore. Io devo trovare le persone che mi vengono a dire: tu vivi a Agropoli, tu sei una persona fortunata, magari anche alla mia città ci fossero queste cose. Faccio un discorso anche sul commercio. Ieri si è riunita un incontro sul commercio, non ero presente, c'era l'amico Umberto che poi mi dirà cosa si è deciso. Io facevo un discorso molto semplice, piccole cose. Ogni tanto qualche attività commerciale a Agropoli si incendia. Ogni tanto, è capitato la settimana scorsa, furti, svaligiate un prete di attività commerciale. Non sarebbe così semplice creare un fondo per il commercio dove se io domani mattina mi trovo l'attività commerciale svaligiata posso subito chiedere di poter ripartire con un aiuto da parte dei commercianti, da parte della politica, da parte dell'amministrazione e avere i soldi per poter riparare l'attività commerciale. Una signora che ha un negozio di abbigliamento dove c'è lo studio ha ancora la retina frantumata e attaccata con lo scotch, perché mi diceva: io già tanto che pago l'affitto, devo pagare pure 600 euro di una lastra di vetro che è blindata, non ce la faccio. Allora, perché non creiamo una cosa del genere? E poi dico anche sul discorso del turismo: ma perché non facciamo una tassa di soggiorno? Ma noi possiamo fare turismo in una città dove non ci sono i servizi pubblici, dove non c'è un pullman, dove non c'è la possibilità di poter vivere nella nostra città? Allora, queste persone che vengono in vacanza da Agropoli, che ci moltiplicano i servizi, allora devono pagare una tassa affinché noi possiamo gestire la loro presenza, che la città si raddoppia di popolazione, con una tassa di soggiorno. L'ultima cosa che volevo dire era